Parola del Signore che oggi viene dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 4, dal versetto 14 fino al decimo versetto del capitolo 10. Ebrei, capitolo 4, versetto 14. Questa è la parola di Dio. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Infatti, ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza, ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aaron. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E altrove egli dice anche: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Fin qui la lettura della parola di Dio. Ho un ricordo giovanile. 30 anni fa, nel 1988, uscì un film che fece scalpore, creò tanti dibattiti e suscitò tantissimo interesse. Era un film di Martin Scorsese e il suo titolo era L'ultima tentazione di Cristo. Fece scandalo questo film perché raccontava la storia di Gesù, ma non del Gesù dei Vangeli biblici. Un Gesù che, secondo la storia raccontata da Scorsese, cedette tra l'altro alla tentazione sessuale con Maria Maddalena e poi, dopo la morte di lei, con Marta di Betania. Scorsese aveva raffigurato la vita di Gesù che conteneva una parte di verità e un'altra completamente falsa. Quella vera era che Gesù effettivamente aveva sostenuto le tentazioni, era stato posto davanti a delle tentazioni, affrontò delle tentazioni, questo è vero. E anche tentazioni di ogni tipo, questo è vero. Ma quello che Scorsese inventò, raggiungendo tratti di blasfemia, fu il suo racconto di come le affrontò, e cioè cedendo ed essendo sopraffatto dalle tentazioni. Ricordo che 30 anni fa, come giovane cristiano, avevo 20 anni, mi chiesi se fosse giusto o meno andare a vedere il film.
un film che manipolava la vita del Signore. Alla fine decisi di non andare. Ora, lo scandalo di quel film era che aveva mostrato le tentazioni di Gesù, ma aveva anche fatto credere che lui vi fosse caduto, non solo che le avesse subite, ma che vi fosse caduto. Ora, in questo brano della lettera che abbiamo letto, si dice in realtà una cosa diversa. Si dice che Gesù fu tentato come tutti noi, e questo è vero. Egli fu tentato come tutti noi, e questo è vero. Ma lui non commise peccato, al contrario di tutti noi. La verità è che lui fu tentato come noi siamo tentati, ma lui non commise peccato, al contrario di noi che commettiamo il peccato. Perché questo è importante? Perché è proprio questo il punto su cui tutto questo brano che abbiamo letto sta in piedi. Nel voler esortare ed incoraggiare cristiani sotto pressione e che vivono la tentazione di abbandonare la fede per tornare alla vita di prima, vuole mostrare questo brano che proprio nel momento peggiore della tentazione, in questo caso di abbandonare la fede cristiana, in quel momento che loro stanno vivendo, lì possono contare su Gesù Cristo, che li capisce, perché anche lui è stato tentato di abbandonare, c'è passato anche lui da quella tentazione, prima di noi, ma anche l'ha attraversata meglio di noi, perché invece di farsi sopraffare da quella tentazione di abbandonare, lui l'ha resistita e per la grazia del Padre l'ha vinta. Ora, riassumiamo come la lettera sin qui ha cercato di dare coraggio ai suoi lettori in tempi di perplessità e di pesantezza. Il primo capitolo ci dice che in tempi di difficoltà, se guardiamo su, noi abbiamo in Cristo qualcuno che è superiore degli angeli. Se noi cerchiamo aiuto negli angeli, c'è qualcuno che sta sopra gli angeli a cui chiedere aiuto. Se ci guardiamo intorno e cerchiamo l'aiuto dei fratelli, dobbiamo sapere che con noi c'è Gesù, il migliore fratello che non si vergogna di noi. Cerchiamo aiuto in alto? Beh, Gesù è quello che sta proprio in alto. Cerchiamo aiuto a fianco di noi? Beh, a fianco di noi c'è il migliore fratello che potremmo desiderare. E prima di cercare aiuto in altri uomini e donne, per quanto bravi ed affidabili siano, dobbiamo cercarlo nel migliore fratello. Prima di cercare l'aiuto negli angeli, c'è l'aiuto di colui che è sopra gli angeli. Prima di cercare aiuto in coloro che ci stanno vicino, c'è l'aiuto di colui che ci è particolarmente vicino, anzi il migliore fratello. Gesù Cristo, lui è sopra di noi ed è con noi. Nei momenti di difficoltà, di tentazione, di stress, guardando in alto, Cristo deve essere il nostro riferimento. Guardandoci intorno, Cristo deve essere il nostro riferimento. Questo è quanto la lettera ci ha detto sin qui. Ma ora, alla fine del capitolo 4, aggiunge un'altra prospettiva. Gesù è sopra di noi ed è con noi. Ma qui aggiunge un'altra prospettiva, dicendoci che Gesù è come noi. Come noi, Gesù, il Figlio di Dio, è passato attraverso le stesse difficoltà. E quindi, prima di chiuderci in noi stessi, preda di amarezze e di delusioni, affrontando tempi difficili, pensando di essere soli e abbandonati, guardiamo a Gesù che ci è passato prima e che ci offre una via di uscita. Lui è sopra di noi, lui è accanto a noi, ma lui è come noi.
E nel fare questo, la lettera inizia a presentarci Gesù come sacerdote. Ora, siccome la lettera dedicherà ben 3, forse 4 capitoli a spiegarci per filo e per segno che cosa significa avere Gesù come sacerdote, i capitoli da 7 a 10, qui lo introduce soltanto. È come se dicesse: oltre a tutto questo, lui è superiore agli angeli, è migliore di tutti i fratelli, ah, è anche migliore di tutti i sacerdoti. Ve lo spiegherò dopo, capitolo 7, 8, 9, 10, che cosa significa per Gesù essere il miglior sacerdote possibile. Però adesso ve lo dico en passant, introducendo il tema di Gesù come sacerdote. E da questa introduzione impariamo 2 lezioni su come Cristo sia stato come noi e quindi come Lui possa darci l'aiuto necessario nel momento del bisogno. La prima cosa che impariamo è che Gesù ha simpatizzato con noi e quindi questo vuol dire che ci può aiutare. Ha simpatizzato con noi, quindi ci può aiutare. Una delle esperienze che facciamo quando affrontiamo una prova è quella della solitudine nel viverla e della percepita incomprensione degli altri. Siamo nella prova, siamo nella difficoltà, siamo nello stress, non c'è veramente nessuno che ci capisca e guardandoci anche intorno, per quanto le persone amate ci possono stare vicino fino a un certo punto, ci sentiamo fondamentalmente soli e non capiti. Lo stesso pensiero deve essere frullato nella mente di questi cristiani antichi a cui la lettera è rivolta. Non si tratta solo dell'esperienza di essere in pochi, ma proprio di essere soli, da soli, senza nessuno che sia veramente capace di capire e senza nessuno che sappia relazionarsi con noi, avendo lui o lei vissuto prima e con noi quello che noi stiamo vivendo. E quando si fa esperienza di solitudine e di incomprensione, anche se possiamo sapere che c'è qualcuno di potente lassù, questa presenza potente può essere avvertita come distante, perché in fondo se lui è lassù potente più degli angeli, ma io sono qui, sono solo, mi ritrovo ad essere solo. E anche avendo qualcuno che ci sta accanto, non aiuta di per sé, perché accanto a noi ci sono migliaia di persone. Vivendo in una città molto densamente abitata come Roma, noi facciamo esperienza di essere sempre in mezzo alla gente, sempre avere qualcuno a fianco, ma questo non significa essere capiti da qualcuno. Questo non significa non fare esperienza di solitudine e di incomprensione. Quindi qualcuno che sta su, potente, non è necessariamente qualcuno che mi possa aiutare nella mia solitudine qui e ora. Sì, lui è potente là, ma che interessa a lui il fatto che io sia qui e da solo? E poi, sì, è vero, lui è accanto, ma quante persone ci sono accanto e non capiscono ciò che sto vivendo? Ecco che allora Gesù da qui in poi viene presentato anche come sacerdote, cioè una persona prossima che è come noi, non solo sopra di noi, potente, non solo accanto a noi, migliore fratello, ma come noi, che ha vissuto come noi e quindi può simpatizzare anche l'esperienza che stiamo attraversando. Non è solo potente e non è solo accanto, ma è anche come noi, potente più degli angeli, vicino più di un fratello, come noi, come un sacerdote. Sta stringendo il cerchio, per così dire, la lettera agli ebrei,
La situazione è difficile, la tentazione di mollare è forte, i problemi sono reali. Guardate in alto, c'è uno più forte degli angeli. Guardatevi intorno, c'è un fratello migliore di tutti gli altri. Ma ora dice, c'è uno che come noi, come voi, è passato attraverso le stesse cose che state vivendo. È potente, è vicino, ma anche simpatizzante. Ha una empatia, questo sacerdote. Cioè capisce, comprende, simpatizza le cose che viviamo, non solo come uno forte ma lontano, e nemmeno solo come uno accanto ma diverso, come uno come noi che simpatizza. Gesù simpatizza con noi non solo nei giorni belli e alti della vita, ma qui dice nelle nostre debolezze, nelle nostre fragilità, anche nelle nostre tentazioni. Gesù simpatizza perché ci è passato anche lui. Sei stato offeso? Anche lui lo è stato. Sei stato abbandonato? Anche lui. Tradito? Anche lui. Deluso? Lui pure. Hai avuto fame, sete, freddo, sonno? Anche lui. Sei stato stanco, spossato, perplesso? Anche lui. Hai avuto dubbi? In un certo senso anche lui. Tutta la gamma di esperienze umane lui le ha vissute, e avendo vissute le può comprendere. Lui non è solo il Dio completamente diverso, è il Dio uomo, che è potente ma anche simpatizzante, che è forte ma anche vicino, che è sopra gli angeli ma anche prossimo, che è accanto ma anche ha fatto esperienza, come noi, delle stesse nostre vicissitudini. Con una eccezione, lui non è caduto nella spirale del peccato. Non si è fatto risucchiare nelle sabbie mobili della ribellione. Ha affrontato tutte le esperienze umane, da quelle altamente positive, statiche, a quelle altamente negative, deprimenti. Lui le ha affrontate tutte. Non c'è una esperienza umana che Gesù non abbia vissuto, in tutta la gamma ampissima di esperienze umane, con l'eccezione che non è caduto nel peccato, non le ha vissute perdendosi nel peccato. Ha simpatizzato con noi, ma se fosse caduto nel peccato come noi, non avrebbe potuto aiutarci. Sarebbe passato prima, ma cosa può fare uno che ci è passato prima ed è caduto e si è fatto male e non ha superato l'ostacolo? Al massimo, se lui avesse peccato, avrebbe potuto mettere un like ad un nostro post di lamento. Uffa, la vita è pesante, like, l'ho passato anch'io. Ma che razza di aiuto dà un like, al di là di una temporanea e alla fine effimera condivisione? Che aiuto ti dà il sapere che anche 100 persone mettono un like davanti a un tuo lamento? Te lo tolgono? No, è una brezza, ma così leggera e superficiale da non cambiare veramente. Al massimo, se lui avesse peccato vivendo tutta la gamma di esperienze umane, avrebbe potuto darci una pacca sulle spalle e dire: lo so, ci sono passato anch'io e sono caduto anch'io. Grazie, che aiuto mi dai? È vero, anche tu ci sei passato, ma ci sei caduto anche tu. E quindi non mi dai un grande aiuto, al di là di offrirmi una superficiale comprensione. E non avrebbe avuto la forza di tirarci fuori dal pericolo, quando noi invece lo affrontiamo questo pericolo.
Invece Gesù, dal momento che non ha peccato, da un lato può capire dove siamo e come stiamo perfettamente, ma può anche soccorrerci efficacemente, perché lui, avendo vissuto tutta la gamma di esperienze umane, non ha peccato e quindi può comprendere chi ci passa davanti o dentro, ma può anche aiutare ad uscire chi le attraversa. Il sacerdote Gesù non è solo uno spettatore solidale che guarda quello che noi viviamo dicendo l'ho passato anch'io, ma è anche un soccorritore capace di aiutare, di venirci aiuto. Lui l'ha passato, ma non avendo peccato ha la forza di venirci in soccorso. Lui è sopra gli angeli ed è potente da liberarci e da aiutarci. Lui è accanto come un fratello, il migliore fratello, ma lui è anche come noi, come un sacerdote, venuto per sperimentare le nostre stesse vicissitudini senza peccare. E qui è l'errore di Scorsese. Scorsese ha avuto giustamente da dire che Gesù è stato tentato. E anche nelle tentazioni più crude, non dobbiamo edulcorare la tentazione di Gesù come se fosse solo una tentazione superficiale o parziale. È stato tentato come noi, senza peccare. Ed è grazie al fatto che lui non ha peccato che può essere un sacerdote efficace, non solo un amicone che ha avuto un'esperienza simile e che ci dà una pacca di incoraggiamento. I labirinti della vita umana lui li ha attraversati e ne è venuto fuori senza peccato. Per questo lui può prenderti dove sei, sapendo esattamente dove sei, localizzandoti dove sei, perché ci è passato anche lui dove tu sei oggi. Ci è passato prima lui. E siccome lui ne è venuto fuori, lui è in grado di portarti fuori alla luce, all'aria aperta, alla vita. Senza Gesù Cristo siamo veramente soli ed incompresi. Ma in Gesù abbiamo un sacerdote che è stato uomo come noi e che può aiutarci sempre e comunque. Sai che c'è qualcuno che ti può aiutare qui ed ora? Sai che c'è qualcuno che ti può capire adesso? Lui è Gesù, il sacerdote. Rivolgiti quindi a lui con piena fiducia, perché lui è il sacerdote migliore in assoluto. Lui ha simpatizzato, quindi può aiutare. Ma vediamo anche in questo testo che lui ha sofferto per noi, quindi può salvare. Il sacerdote Gesù può essere con noi perché è stato come noi. Ma c'è qualcosa di ancora di più. Questo testo va un passo oltre, dicendoci non solo che Gesù ha vissuto quello che noi viviamo e può quindi comprenderci ed aiutarci, ma nel suo essere sacerdote lui ha fatto qualcosa di più profondo ancora, di radicale. E qui bisogna entrare in una verità profonda dell'annuncio cristiano. Anche qui la lettera agli Ebrei è come se in questo passaggio accennasse, dicesse: adesso vi dico in due parole quello che è successo, poi ai capitoli 7, 8, 9, 10 ve lo spiegherò con molto dettaglio. Ma qui lo introduce ed è una verità profonda, fratelli, sorelle, amici. E la verità è questa: la verità della sofferenza vicaria e sostitutiva di Gesù Cristo al posto dei peccatori. Ora, se noi togliamo questa verità da tutta l'opera di Cristo, quell'opera non ci serve a niente. Se togliamo la verità della sofferenza sostitutiva, vicaria di Gesù Cristo al posto dei peccatori, l'Evangelo crolla.
Lui ha attraversato tutto lo spettro di esperienze umane. Tuttavia, parte essenziale della sua missione è stata non solo quella di affiancarci, ma di prendere il nostro posto. Colui che si affianca è colui che viene vicino, molto vicino, moltissimo vicino, ma il mio posto è il mio posto, il suo posto è il suo posto. Si può avvicinare fin quasi a toccarmi, ma non a prendere il mio posto. Invece il sacerdote Gesù, oltre ad avvicinarsi così tanto da diventare come noi, ha anche preso noi e ci ha tolti da dove eravamo e si è messo lui nel posto in cui noi eravamo, pagando il prezzo del nostro peccato e mettendoci in una posizione di sicurezza, la sua sicurezza che lui ci ha donato. Lui non ha peccato, ma noi abbiamo peccato, e il peccato richiede un riscatto, un pagamento, una punizione, una brutta parola oggi. Nessuno la vuole sentire, nei circoli religiosi, cristiani, teologici, la punizione è qualcosa che viene rifiutata, eppure è così centrale nell'annuncio cristiano, e cioè l'idea e la verità che l'esecuzione della giustizia di Dio è richiesta su chi commette il peccato. È un principio ineludibile della giustizia di Dio: chi pecca paga, chi si ribella viene punito. Questa è una verità che sta al cuore della relazione di patto, pattizia che c'è tra Dio e gli uomini. Chi pecca paga, chi si ribella viene punito, chi sbaglia è colpito. La giustizia di Dio esige che il peccato sia condannato e una pena sia espiata. Ora, può non piacere, ma è così. Può non essere politicamente corretto dirlo oggi, ma è vero. Ebbene, il Figlio di Dio diventò uomo e soffrì, come dice il versetto 8 del capitolo 5. Soffrì fino a essere condannato alla morte della croce. Più avanti la lettera ci dirà in che senso quella sua sofferenza fu un sacrificio perfetto che soddisfò pienamente le esigenze della giustizia di Dio e che fu offerto in sostituzione al nostro sacrificio per il nostro peccato. Ma qui inizia a dirci che grazie a quella sofferenza con cui lui ha pagato al posto nostro, Gesù è diventato il salvatore di quelli che gli ubbidiscono. Capitolo 5, versetto 9. Soffrendo per noi e morendo per noi, Gesù è diventato il sacerdote migliore, perché non solo ha condiviso la nostra esperienza, ma ha pagato il debito che noi avevamo con Dio, sostituendosi, prendendo il posto, pagando per conto di chi crede. Lui non ha peccato, ma si è caricato dei nostri peccati per diventare il salvatore di chi crede in Lui. Capite? C'è qualcosa di ancora più profondo: non solo che il Figlio di Dio è diventato come noi, ma è come se ci avesse dal posto in cui eravamo e ci avesse detto: aspetta, tu, perché sei una peccatrice, sei un peccatore, sei la giusta esecuzione della giustizia di Dio, ti colpirà a causa del tuo peccato, ma permettimi di prendere il tuo posto e di pagarla io, e in modo che tu possa essere salvo, così che la giustizia di Dio è eseguita, il peccato è pagato, ma è pagato da un sostituto. Non da chi aveva commesso il peccato, ma da un sostituto che ne prende il posto. Chi non crede in Cristo pagherà di persona. Questa è la realtà. La giustizia di Dio avrà la sua esecuzione,
sarà compiuta. Dio non passerà sopra il peccato, la giustizia di Dio non conoscerà sospensioni, amnistie o indulti. La giustizia di Dio sarà eseguita. E chi non è coperto dalla sofferenza vicaria sostitutiva di Cristo pagherà di persona il prezzo del suo peccato, senza sconti e senza dilazioni e senza prescrizioni. Ma per chi crede in Gesù, lui ha già pagato, perché ha preso il posto nostro e dona la sua salvezza. Fratelli, sorelle, amici, questa verità della sofferenza sostitutiva di Cristo è pienamente sufficiente per la nostra salvezza. La nostra città non l'ha mai sentita da secoli. Alla sofferenza di Cristo ha aggiunto le nostre sofferenze come meritorie contributrici della salvezza. Roma non ha mai conosciuto la piena fiducia della salvezza, di rivolgersi al trono della grazia con fiducia. Perché? Perché le sofferenze di Cristo, l'opera di Cristo, sono sempre state presentate come di per sé insufficienti, bisognose di complementi, di addizioni, di aggiunte, di qualcosa in più. E mai è stata percepita la piena fiducia di rivolgersi al trono della grazia per ricevere soccorso e salvezza. È nostro compito vivere la nostra completa dipendenza dal perfetto sacerdote Gesù, la cui opera non ha bisogno di aggiunte o di contributi esterni. Essa è perfetta ed efficace così com'è. Lo era ieri, lo è oggi e lo sarà domani, per gli antichi cristiani e per noi oggi. Chi è il tuo salvatore? È Gesù Cristo, il miglior sacerdote, il tuo salvatore? Ora, e concludo, ogni vita, prima o poi, ogni persona, prima o poi, ogni esistenza, prima o poi, è sottoposta a dei periodici stress tests, tempi di particolare intensità, dove tutto sembra girare a vuoto o girare storto, degli stress test. Forse questo è un giorno per te di stress test nella tua vita, dove tutto quello che sei, sai, fai è messo alla prova per vedere la sua consistenza, per misurare, per saggiare la sua fondatezza. Ebbene, sappi che c'è un sacerdote, Gesù Cristo, che può aiutarti proprio nel giorno più difficile dello stress test. Lui è un sacerdote che, come te, ha vissuto lo stress test più impegnativo che si possa mai immaginare. Ed è perché l'ha vissuto e l'ha superato che può venirti incontro. Non con wishful thinking, non come un desiderio così superficiale, ma come un soccorritore vero. E non solo questo, lui ha preso il tuo posto, il posto di chi crede in lui, per donare la sua salvezza. Questa è la notizia più bella che ogni persona e la città intera possano ascoltare oggi. Una notizia che ci fa dire e rispondere con fede a questo invito pressante con cui si è concluso il capitolo 4 e con cui concludiamo questo messaggio. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Gesù c'è, Gesù è affidabile, Gesù è il Salvatore. A chi altro vogliamo affidare la nostra vita se non a Lui? Vogliamo pregare. Padre nostro, ti ringraziamo per Gesù che non hai risparmiato, non hai tenuto presso di te, ma hai mandato per essere come noi e diventare il nostro sommo sacerdote, l'autore della nostra salvezza.
Grazie perché Lui ha vissuto tutte le nostre esperienze senza peccare. Grazie perché Lui ha preso il posto nostro, pagando il prezzo del nostro peccato e donandoci salvezza. Per Lui e in Lui vogliamo vivere e vogliamo anche incoraggiarci come comunità di sacerdoti a essere vicini gli uni agli altri, pregando gli uni per gli altri, essendo gli uni per gli altri non un inciampo, ma un aiuto e un aiuto efficace. Ti preghiamo per chi è sottoposto a particolari momenti di difficoltà, che le tentazioni possano essere fermate guardando a Cristo e non portare al peccato, ma portare ad una risoluzione di fermezza nel rimanere vicino e fedeli a Cristo e accostandosi a Lui per trovare il soccorso. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.